con l'allenatore della formazione biancazzurra Tommaso Costa. Ciao Tommaso, buonasera. Buonasera Emilio, buonasera a tutti. Seconda vittoria consecutiva, questo era un incontro comprensoriale contro il bianco, eravate andati 2-0, poi il bianco accorciato, comunque immagino soddisfatto per un Siderno sempre più consolidato e che può divertirsi sempre più, no? Sì, assolutamente. Oggi è stata una vittoria importantissima, anche per come è arrivata. Noi in settimana abbiamo avuto parecchi problemi con qualche giocatore infortunato, qualcuno che non era nelle migliori condizioni. Quindi oggi ho dovuto adattare due o tre persone in ruoli in cui non competivano. Quindi è importante. Oggi è una grande vittoria per noi, Emilio. Ecco, io la settimana scorsa ho sentito il nuovo presidente Antonino Geravolo, gli avevo detto, voi ospiterete tutte le grandi in casa, tranne San Michel. Oggi forse per il primo posto la situazione, la lotta potrebbe, non dico essersi chiusa, ma quasi. A questo punto ti chiedo, vi sentite un po' arbitri dei playoff? Ma ti chiedo anche, sebbene chi sta davanti sta correndo tantissimo, potreste ancora provare a rientrare in questa corsa? Oggi siete a meno 5 dall'Ardore. Guarda, ti rispondo subito alla seconda domanda. Sì, è vero che siamo a 5 punti dall'Ardore, però ti parlo dell'Ardore, per esempio, io l'ho seguito spesso l'Ardore. Secondo me all'Ardore manca qualche punto perché hanno avuto un inizio un pochino con qualche problema per il campo, so che avevano problemi ad allenarsi, hanno perso in casa col Polistena. 3 punti secondo me che ora sarebbero importanti per loro. Hanno fatto un pareggio, mi sembra, anche a Catona, lì hanno secondo me perso anche 2 punti. Metti 5 punti all'Ardore, l'Ardore è lì che può competere con la Deliese. Secondo me noi siamo un gradino sotto alle prime 5, sarà difficilissimo andare a disturbare, però è normale che ora siamo in una posizione tranquilla, andremo a giocarci le partite con grande tranquillità e grande consapevolezza, questo sicuramente. Tommaso, ti faccio un'ultima domanda che magari non riguarda propriamente il tuo ruolo, ma magari ne sai qualcosa, perché con l'Ardore ha ritrovato il campo sportivo, un fondo bellissimo. A Siderno com'è la situazione? Perché lo stadio di Siderno, per i pochi che magari non lo sapessero, in realtà potenzialmente un gioiellino, non solo per il calcio, parlo anche della pista d'atletica. C'è in cantiere qualche cosa? C'è insomma la speranza che il vecchio comunale oggi Raciti possa tornare allo splendore di quando, ad esempio, eravamo ragazzini noi due? Guarda Emilio, questa è una bella domanda questa. Sarebbe sicuramente da intervenire perché noi onestamente abbiamo grossissime difficoltà anche durante la settimana a svolgere gli allenamenti perché il terreno di gioco ha difficoltà. Ricordiamo che è naturale. Sì, è un campo naturale. Noi speriamo che comunque l'amministrazione comunale, dopo essersi insediata, non si dimentichi anche dello sport qui perché Siderno, come dicevi tu, è stata sempre all'avanguardia in tutti i campionati regionali, anche nei massimi campionati regionali, e penso che meriti molto di più.